noi siamo zona bianca. Quindi quando qualcuno mi dice l'esercito, io ho anche richiesto l'esercito, ho chiesto al prefetto, ma giustamente l'esercito o va in zone come la Lombardia dove stanno migliaia di morti, o arriva da noi dove non ce ne stanno. Quindi bisogna, lo dico alla gente, non vi spaventate, noi ci dobbiamo autocontrollare, autocontrollare. Voglio anche dire al signor prefetto intervenire, come fanno ogni giorno quotidianamente ci sentiamo, nelle zone ci stanno alcuni delinquentucci che ancora spavaldamente, Rione Libertà o altro, la mattina mi hanno comunicato poco fa, prima di venire, vi chiedo scusa un po' di ritardo, che si mettono l'avanti, così bisogna evitare che ci siano quelli che vanno a fare la spesa comprando magari mezzo panino, mezzo chinotto, questi non possono andare 10.000 volte perché arrecano danno a loro stessi e alla comunità. Noi tutti ritengono che questo periodo di questa settimana possa prodursi in Campania il picco di qua a domenica. Se la sfanghiamo ora, il che non significa che il lunedì torniamo alla vita normale, assolutamente no, però questo è il momento di essere più allerte e più decisi, come la maggior parte, li ringrazio, dei cittadini benedetto stanno facendo. Quindi stiamo in casa per tutto quello che è possibile, tranne a uscire per emergenze particolari. Quindi ringrazio loro, sono i sacrifici che fanno, i ragazzi, gli anziani, quelli che stanno in due stanze, sono magari in cinque di famiglia. Capisco, così come capisco anche il problema che molti mi chiedono, che si fa perché magari quelli precari non riescono più ad andare al lavoro. Io come sindaco e noi possiamo fare quello che ci è dato di fare, non sono il governo né manco l'opposizione, sono io oggi nella mia neutralità, perché oggi sono asettico rispetto alle scelte politiche che pure mi hanno caratterizzato lungo il percorso della mia vita. Io devo badare alla mia città, alla mia comunità e anche a quelli che arrivano alla città di Benevento. Questo è quello che mi tocca fare, quello che tento e porto avanti di fare. Voglio ringraziare anche il signor prefetto, il questore, i carabinieri, la guardia di finanza, che ho chiesto nei giorni scorsi, lo stanno facendo anche loro, quello di evitare che ci sia questa salita dei prezzi, e stanno girando nei negozi per evitare la salita dei prezzi. Così come ad esempio chiedo, perché è giusto che lo facciano, alle ditte di Benevento, di fuori Benevento, multinazionali o nazionali, quelli che hanno diciamo supermercati o altro, fate utilizzare i guanti a quelli che arrivano. In alcuni casi sono andato anch'io, gliel'ho detto, o la mucchina o i guanti, perché bisogna diciamo oramai andare avanti su questa china che è un dato fondamentale. Per quanto riguarda diciamo le forze di polizia che io coordino in qualità di prefetto, è sotto gli occhi di tutti il massimo impegno e il massimo dispiegamento di forze sul territorio. Io stesso esco spesso e in alcune occasioni mi sono incontrato anche con il signor sindaco proprio per verificare l'andamento delle presenze delle persone sul territorio, e devo dire che progressivamente si è andato registrando una riduzione di presenza sul territorio di un certo ordine nell'accesso agli esercizi commerciali, esercizi che vendono beni alimentari. Prova ne sia che abbiamo avuto una riduzione delle persone controllate dalle forze di polizia. A parità di forze in campo sono diminuite le persone, diminuito il numero di persone controllate sensibilmente, per cui devo dire che l'attività funziona, ma che le persone hanno recepito a pieno, almeno qui a Benevento, forse in controtendenza con il resto d'Italia o con alcune altre zone d'Italia, ma qui a Benevento hanno recepito effettivamente la delicatezza del momento, la serietà della situazione. La situazione odierna risultano 13 positivi, 10 ricoverati al San Pio e 3 a domicilio. Per quanto riguarda i residenti nella provincia di Benevento, risultano altresì segnalati altri 4 Covid positivi nell'azienda San Pio, che però sono residenti in altre province. Il blocco delle attività è scattato stamattina, anche se le aziende finite nella nuova stretta decisa dal governo hanno eventualmente tempo fino a mercoledì per completare la chiusura. Lo stop fino al prossimo 3 aprile. Rispetto a quanto disposto con il primo decreto relativo al fermo degli esercizi commerciali ed anche all'ordinanza di venerdì scorso del Ministro della Salute, il nuovo dispositivo preannunciato a tarda notte sabato dal Premier Conte e firmato solo ieri sera registra un aggiornamento rispetto all'elenco delle attività considerate essenziali. Si tratta di un elenco con 80 voci. Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica, e tra i servizi quelli dei call center.
consentite anche le attività professionali, avvocati, commercialisti, attività finanziarie e assicurative, ma anche studi di architetti e ingegneri. Attiva anche l'intera filiera della stampa, dalla carta al commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, fino ai servizi di informazione e comunicazione. Consentita anche l'attività legata alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. I sindacati giudicano inadeguato il decreto, mentre Confindustria esorta il governo a consentire la prosecuzione di attività funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali. Pugno di ferro di De Luca anche su spostamenti e trasporti, dal governatore una stretta ancora più severa rispetto alle disposizioni nazionali. L'ordinanza emanata ieri prevede che tutti i soggetti che negli ultimi 14 giorni sono arrivati sul territorio campano provenienti da altre regioni o dall'estero o che vi faranno ingresso in queste settimane devono obbligatoriamente comunicare la circostanza al proprio comune, al medico di famiglia o all'ASL. Non solo, devono osservare 14 giorni di isolamento domiciliare e fiduciario, al tempo stesso devono essere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza. Nel caso di comparsa di sintomi devono avvertire immediatamente il proprio medico o le autorità sanitarie del posto. Confermato l'obbligo alle aziende di trasporto di lunga percorrenza su gomma di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e dell'unità di crisi regionale i nominativi dei viaggiatori. Inoltre i passeggeri che si spostano a livello interregionale per i motivi consentiti e che fanno riferimento alle stazioni ferroviarie di Napoli, Afragola, Salerno, Caserta, Benevento, Battipaglia, Aversa, Sapri, saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea. Finalmente ci siamo, forse i napoletani hanno compreso, bisogna restare a casa, a tutti i costi, per uscire dal buco nero coronavirus al più presto possibile. Domenica spettrale, quella che si poteva vedere scendendo in strada. Negozi vuoti, strade deserte, un'auto in transito in tangenziale ogni 5 minuti, mezzi pubblici vuoti. Rispetto a sabato, quando le strade brulicavano di persone, ieri Napoli ha deciso di non uscire e speriamo che questa presa di posizione sia rispettata anche in settimana. Da Via Toledo a Piazza Medeo, dal lungomare al Vomero, un silenzio irreale. E da ieri controlli straordinari e serrati anche alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale sui passeggeri. In arrivo dal nord, il personale della Polfer si è occupato di verificare la sussistenza dei motivi che giustificano lo spostamento dei singoli passeggeri e la rispondenza delle certificazioni presentate. Il personale di Rete Ferroviaria Italiana, invece, si è occupato della misurazione della temperatura corporea dei passeggeri mediante termoscanner, dirottando verso i medici presenti in stazione quelli che avevano gradi superiori a 37,3. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiesto poi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al sud e in Campania dopo la chiusura delle attività produttive. È un lunedì in cui la città di Salerno è insolitamente silenziosa, quasi vuota, come vedete anche da queste immagini. Siamo alla stazione di Salerno, solitamente molto frequentata proprio nei giorni lavorativi, anche a quest'ora della giornata. Invece oggi non c'è tantissima gente, anzi quasi nessuno, ci sono solo degli agenti di polizia, del personale sanitario che stanno presidiando la stazione proprio per accogliere eventualmente dei viaggiatori che dovessero scendere dai treni diretti al sud e anche eventualmente a Salerno. Ieri sera ne sono scesi una trentina dal treno che è partito dal nord Italia per far tappa proprio a Salerno, sono stati tutti schedati e messi in quarantena preventiva come da protocollo anti-Covid-19, questa ovviamente è la procedura che viene seguita scrupolosamente e rigorosamente per tutti i viaggiatori che provengano dal nord Italia. Nei prossimi giorni sono attesi altri viaggiatori, anche se sarà un traffico sempre più ridotto, visto che sono stati molto contenuti gli spostamenti da nord a sud, da comune a comune, come da decreto del governo emesso ieri. Passa qualche minuto ed arrivano alla spicciolata pochi viaggiatori. Dopo il controllo della temperatura corporea tramite termoscanner da parte degli operatori sanitari, subito dopo gli agenti della Polfer consegnano moduli da compilare per raccogliere tutti i dati necessari per la schedatura delle persone. Il traffico ferroviario dovrebbe ridursi sensibilmente alla luce dell'ultimo provvedimento del governo, ma l'attenzione e la vigilanza alla stazione resteranno alte.
Salerno questa mattina si presentava come una città preda del silenzio, disturbato, si fa per dire, solo dal rumore del vento che dalla scorsa notte ha preso a soffiare, facendo anche abbassare le temperature. Resta alta invece l'attenzione per evitare che si diffonda il coronavirus. Quasi deserte le vie del centro cittadino, si vedono poche persone in giro, qualche autobus e pochissime auto riempiono il paesaggio. Palazzo di Città è chiuso per sanificazione. Al lavoro ci sono gli addetti ed i vigili urbani. Qualche passante si ferma per comprare giornali o effettuare ricariche telefoniche all'edicola adiacente l'ingresso della casa comunale. Si entra uno per volta e chi è fuori rispetta scrupolosamente la fila e la distanza di sicurezza. La lotta al coronavirus impegna e coinvolge tutti. I consiglieri comunali Dante Santoro ed Antonio Cammarota hanno deciso di devolvere le loro indennità per la causa. Un po' più gente si vede nella zona orientale, nei pressi di supermercati, negozi alimentari e di ortofrutta, le persone si radunano mantenendo la distanza fra loro. Non mancano i posti di blocco, all'uscita della tangenziale a Pastena, ma anche al confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano. Dopo gli ultimi provvedimenti del governo, è infatti vietato spostarsi da un comune all'altro se non per comprovati motivi. Limitare gli spostamenti di contatti, evitandoli laddove non strettamente necessario, resta l'unica arma al momento efficace per battere il coronavirus ed evitare che il contagio si espanda. Da oggi la direzione strategica dell'ospedale ha deciso di aprire un canale comunicativo con la popolazione per informare tutti quanti sulle cose che stanno avvenendo e che avverranno nell'azienda. Quindi ci sarà uno spazio per comunicare i dati dei ricoveri dell'azienda, ma anche uno spazio per commentare le iniziative intraprese che si stanno portando avanti e anche le difficoltà che l'azienda sta incontrando per realizzare pienamente queste iniziative. Questo spazio sarà gestito autonomamente appunto dalla direzione strategica che periodicamente aggiornerà la popolazione. Qui al Moscati di Avellino in questo momento ci ritroviamo con 119 ricoveri per Covid-19, di questi 13 sono in terapia intensiva, più un paziente in corso di accertamento. I test positivi risultano 62, 11 decessi e un paziente guarito. A questo ovviamente bisogna aggiungere, diciamo, l'opera di riorganizzazione interna che stiamo portando avanti, allargando la possibilità di degenze dedicate a Covid-19. È stata applicata, ovviamente è stata diciamo, utilizzata sia, sono state utilizzate sia unità operative come otorinolaringoiatria, chirurgia d'urgenza e chirurgia vascolare. In questo caso noi abbiamo anche sollecitato alla Protezione Civile Nazionale ovviamente una fornitura diciamo più congrua di dispositivi di protezione individuale e unitamente a questo anche di apparecchiature. Avremo oggi 3 ventilatori per terapia intensiva che si aggiunge a quello già fornito e siamo in attesa di avere, fermo restando i blocchi internazionali legati ai voli, evidentemente anche altre diciamo apparecchiature che ci consentiranno la possibilità di aprire altri posti di terapia intensiva e subintensiva presso la Palazzina Alti. A ciò si aggiunge anche lo sforzo notevole che è stato fatto di reclutamento relativamente a quello che riguarda sia il personale infermieristico, operatori sociosanitari, anestesisti e altre figure professionali che in corso d'opera stiamo immettendo in servizio. Cassa integrazione in deroga con iter semplificato per tutti i lavoratori campani del settore privato per fronteggiare gli effetti negativi dell'emergenza Covid-19. Basterà presentare la domanda alla Regione che istruisce la richiesta e la invia direttamente all'INPS che erogherà il contributo. E questo è il contenuto dell'accordo quadro tra la Regione Campania e oltre 40 associazioni sindacali e datoriali, oltre all'INPS regionale metropolitano, a favore delle imprese che occupano più di 5 lavoratori. Come spiega l'assessore al lavoro Sonia Palmeri, firmataria dell'intesa insieme all'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello. Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere riconosciuto ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell'orario e comunque per una durata non superiore a 9 settimane.
Possono beneficiare della cassa integrazione in deroga tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro, maturata presso le aziende che richiederanno il trattamento. Unica condizione è la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 23 febbraio 2020, oppure a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto. La domanda va inoltrata dall'azienda alla Direzione Generale dell'Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale della Regione Campania. La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell'INPS, che provvede anche al monitoraggio rispetto al limite di spesa e fornisce i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La donazione di sangue non si ferma, neanche e soprattutto in questo momento di difficoltà. A Nocera Superiore, nella sede Avis, in tanti si sono presentati per dare il proprio contributo. Un atto di amore che continua. La carenza grossa è finita perché i donatori hanno risposto bene agli appelli. Quindi diciamo che possiamo fare le donazioni regolarmente. Però un invito che facciamo a tutti i donatori è di cominciare a donare di nuovo per bene, come hanno fatto in questo periodo, da aprile, maggio, giugno, che inizia una nuova emergenza. Già c'è l'emergenza estiva ogni anno, quest'anno sicuramente sarà ancora di più. A pericolo perché presso la nostra struttura, come può vedere, manteniamo le dovute precauzioni. Quindi guanti, mascherine, disinfettanti, due per volta, abbiamo una sala prelievo che può contenere anche tre donatori contemporaneamente, però noi ne facciamo entrare sempre due. Ci auguriamo che tutto questo che facciamo possa servire a qualcosa. Grazie grandissimo a tutte le persone che hanno donato, e donare specialmente in questi periodi con la paura che c'è. Venire presso strutture come la nostra, andare in ospedale, vuol dire che l'atto che si fa del donare è stato più grande della paura. Continuano i controlli sul territorio per l'emergenza Covid-19 da parte della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare tra le province di Napoli e Salerno sono state sequestrate circa 2.500 confezioni di igienizzanti per mani con etichette con diciture ingannevoli e prive delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute. I finanzieri del gruppo Pronto Impiego hanno verificato che il conducente di un veicolo, un 56enne napoletano titolare di una profumeria, trasportava confezioni di gel riportanti la dicitura disinfettante, ma in realtà sprovviste delle specifiche autorizzazioni. Dall'esame dei documenti di trasporto della merce, i militari sono risaliti all'impresa fornitrice, una società di Casavatore, presso la quale hanno sequestrato ulteriori flaconi di igienizzante illecitamente prodotti. Inoltre, dall'analisi della documentazione fiscale dell'azienda, sono state individuate ulteriori attività commerciali a Calvizzano, in provincia di Napoli, e Sassano, in provincia di Salerno, all'interno delle quali sono stati rinvenuti numerosi altri prodotti disinfettanti con lo stesso marchio. I titolari delle quattro attività sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di frode nell'esercizio del commercio e rischiano fino a 2 anni di reclusione o la multa fino a 2.065 euro. La Protezione Civile della Regione Campania sta registrando negli ultimi giorni un anomalo incremento di incendi boschivi sull'intero territorio regionale. Dal 9 al 20 marzo si sono registrati ben 33 roghi che non possono essere riconducibili all'autocombustione, visto il periodo dell'anno. Quanto sta accadendo è del tutto incompatibile con le statistiche stagionali ed è gravissimo che si verifichi in questo momento che vede impegnata l'intera Protezione Civile all'interno dell'emergenza coronavirus. Non si può che fare appello alle forze dell'ordine per contrastare questo fenomeno criminale che produce gravi danni ambientali, mentre si è impegnati costantemente sul fronte dell'epidemia. Proprio ieri pomeriggio un altro rogo è stato registrato sul territorio di Giugliano, tra i comuni di Giugliano e Villaricca. Ennesimo rinvio a causa del coronavirus, stavolta direttamente a giugno, del processo per il disastro della Solfatara, costato la vita alla famiglia veneziana dei Carrera, assistiti dallo studio 3A. L'attesa sentenza, a meno di altri problemi, non arriverà prima dell'inizio dell'estate.
L'importante udienza, inizialmente in programma il 4 marzo, davanti al giudice del Tribunale Partenopeo, ottava sezione penale, in cui era prevista la requisitoria con la richiesta delle pene da parte della Procura di Napoli, era già stata rinviata in una prima volta al 18 marzo, per poi essere nuovamente bloccata fino al prossimo 15 aprile a causa dell'emergenza coronavirus. Ora invece l'ennesimo rinvio. Di conseguenza, nei prossimi giorni sarà ricalendarizzato il restante programma dei lavori. A ruota, infatti, saranno nuovamente fissate dopo il 12 giugno anche le due udienze per la discussione delle difese, che dovevano tenersi il 26 marzo e l'8 aprile. Alla sbarra ci sono i vertici del Vulcano Solfatara SRL, società che gestisce il sito naturalistico di Pozzuoli, da allora chiuso, dove il 12 settembre 2017 hanno perso la vita, durante una visita turistica, i coniugi veneziani e il loro figlioletto Lorenzo. L'11 marzo del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del Covid-19 è una pandemia. I numeri dei contagi da questo tipo di coronavirus sono tanto elevati da aver raggiunto ogni angolo del pianeta. Questo ha portato ciascun paese a prendere delle misure per contenerli. In Italia, ad esempio, si sono chiuse prima le scuole, poi i musei, i cinema, i teatri, per poi arrivare alla chiusura di attività commerciali ritenute non essenziali. In Cina, nella provincia dell'Hubei, dove si trova la città di Wuhan, ritenuta epicentro della pandemia, le misure contenitive erano state altrettanto rigide fin da gennaio, contemplando anche la chiusura delle fabbriche. Uno degli effetti più evidenti è stata la drastica riduzione di emissioni nocive. Lo sappiamo grazie al lavoro delle sentinelle della Terra, i satelliti europei della costellazione Copernicus, che da anni monitorano lo stato di salute del nostro pianeta. I dati e le immagini sono stati resi noti dall'Agenzia Spaziale Europea. Il diossido di azoto, gas fortemente irritante per le vie respiratorie, si è ridotto drasticamente in Cina tra gennaio e febbraio. Questo inquinante rimane abbastanza vicino a dove è stato emesso. La maggior parte delle sue fonti di emissione si trovano in superficie e sono generate da attività umane come traffico, produzione di energia, riscaldamento residenziale, industrie. La sua presenza è stata monitorata da Sentinel 5P. Il calcio non sfugge alle regole del coronavirus, sono tanti infatti i giocatori risultati positivi. L'ultimo in ordine di tempo è Paolo Dybala. La gioia non presenta sintomi ed è in isolamento volontario, come annunciato dal club e dallo stesso calciatore. È il terzo giocatore della Juventus a essere contagiato dal Covid-19 dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Il 14esimo in Serie A da quando l'11 marzo scorso è stato riscontrato il primo caso in campionato. Anche Daniel Maldini, attaccante della primavera del Milan aggregato alla prima squadra, è risultato positivo, così come suo padre Paolo. Ma sono 8 in tutto le formazioni che sono sottoposte a regime di quarantena. Oltre alle società direttamente coinvolte per i casi dei propri tesserati, ci sono anche l'Inter, l'Udinese e l'Atalanta. Tra le squadre più colpite c'è la Sampdoria, con ben 6 componenti della rosa, oltre a un membro dello staff medico. Lega e Federazione intanto hanno individuato il mese di maggio quale periodo per tornare in campo e provare a chiudere la stagione giocando anche oltre la fine di giugno. Non c'è certezza al momento, le uniche sono rappresentate dalle forti resistenze dell'asso calciatori, che ha più volte ribadito il concetto di come in condizioni del genere sia impossibile ipotizzare un ritorno sia agli allenamenti regolari sia all'attività agonistica. La Lazio ieri ha comunicato lo slittamento degli allenamenti a data da destinarsi. Ora tocca al Napoli, che ha ancora in agenda la convocazione della squadra per mercoledì mattina alle ore 10. Salterà tutto perché i medici sportivi sono contrari. Non si può fare diversamente, anche per le rigide prescrizioni dell'ultimo decreto per il contenimento del coronavirus.
Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà ancora una zona di alta pressione sull'Europa centro-settentrionale e questa posizione favorisce l'arrivo di aria fredda dall'est Europa verso i Balcani e l'Italia, quindi giornata con temperature invernali e anche piuttosto variabile sull'Adriatico e al sud. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa, come vedete regioni adriatiche e regioni meridionali avranno nuvole che vanno e vengono e la possibilità anche di precipitazioni. Controlliamo, viste le temperature, addirittura sul versante adriatico saranno possibili delle nevicate, indicate qua con queste macchie bianche, fino a quote molto molto basse. Quindi in definitiva ci attende un martedì intanto invernale in tutta Italia come temperature, parecchio vento al centro-sud e poi dicevamo sul medio adriatico e nelle regioni meridionali anche molta variabilità con delle nevicate tra basse Marche, Abruzzo, Molise e anche nelle zone interne della Puglia fino a quote molto basse localmente sul medio adriatico anche lungo la fascia costiera.